dell'Obers Film Festival ha un atteggiamento di maggiore apertura. Quest'anno si chiama l'Obers Film Festival, il festival degli amanti, dell'amore. Parlando con Irene Dionisi, la nuova direttrice, appunto l'altro slogan è Queering the Borders, quindi superare i confini. È un festival, secondo me, uno dei più interessanti che abbiamo in Italia, ha tantissimi titoli provenienti da tutto il mondo, e se è vero che l'amore è un sentimento universale, è sicuramente interessante vedere qui come attraverso linguaggi diversi, culture diverse, verrà trattato questo tema. È anche un modo per vedere tanti bellissimi film che spesso rimangono nell'ombra, non trovano la distribuzione, forse a volte anche perché le tematiche non possono neanche essere raccontate in alcuni paesi. Infatti ci sono registi che raccontano storie che in un nuovo paese non potrebbero raccontare. È un modo per vedere e spiare da vicino storie che comunque ci faranno riflettere, ci faranno gioire, ci emozioneranno. Sono felice di essere qua con voi. È stata una sorpresa essere chiamata come madrina di questo festival. Non me l'aspettavo. In più è anche coinvolta la musica quest'anno. Questa sera, la serata inaugurale, c'è un omaggio a Bindi con un suo inedito, ci sono delle lettere di Dalla e hanno chiesto anche a me di cantare insieme agli New Quartet, che è questo fantastico quartetto di archi e flauti attraverso, dove avrò l'onore di dirmi il mio brano, che si intitola Precipitazione, scritto insieme a Lele Battista, che può avere una connotazione piuttosto adatta per questo festival. Esorta ad uscire allo scoperto, ad essere se stessi, a non restare nell'ombra, e farò anche una cover di Lou Reed, Makeup, che anche quella ha come messaggio proprio uscire allo scoperto in una chiave un po' divertita, ironica.